Ciao Wanagan amici e benvenuti a questo nuovo esaltante episodio di XCOM Enemy Unknown targato House of Lord. Io sono Lord Kikko e benvenuti. Allora, vediamo un attimo. Evento successivo Shiv. Quindi, perfetto. Oh, ci abbiamo anche il mezzo blindato. Ah, che figata. Assegniamo nuovi progetti, abbiamo 500 leghe e 193. Goduria ragazzi, sto godendo come un riccio. Collegamento satellitare, ah ma questa cazzo di rete satellitare c'ha sempre bisogno di quei famosi 45 ingegneri del Menga. Allora, però, allora iniziamo a vendere il materiale. Cyberdisco è... Tra ingegneri, forse questo qua potrebbe... Allora, vabbè, la Russia è ancora lì, poveretta, no, adesso... Un frammento di esterno, fonte energetica. Tavolo, opera... Buona... Questo oggetto non ha alcun beneficio e può essere venduto liberamente. Vai, ancora più soldi. Non c'è qualcos'altro che posso vendere. Ma basta, sti cadaveri di smilzi, cazzo. $700? Bella. Allora. Un attimo, vediamo un attimo. Autopsia di Berserker. Questa la voglio fare. Perfetto. Stimolante disponibile per la produzione. Ah, questo potente mix di stimolanti ricavato da una sostanza chimica estratta dalle ghiandole di un Mutant Berserker conferisce un aumento temporaneo alla resistenza del soldato. Bene. Frammento di esterno, che è quello che ci porta poi avanti con il con la trama del gioco. Però aspetto un attimo, perché prima volevo fare interroghiamo il Mutant. Peccato che non sono riuscito a prendere la crisalide, cazzo. Peccato che non sono riuscito... Comandante, stiamo tracciando sull'olomappa diversi rapimenti segnalati. Ho già inserito le relative coordinate. Quattro ingegneri, quella, va bene, va bene. Il problema è che se io adesso vado a fare i rapimenti in Argentina, perdiamo la Russia. Eh sì, qua andiamo a perdere la Russia. Vabbè. Purtroppo... Sta roba dei satelliti però non mi garba. Ecco, la gestione dei satelliti è troppo... Cioè, costano troppo... Devi fare una struttura, poi dopo che la struttura è stata creata devi fare i satelliti che ci impiegano un sacco, dopo che hai fatto i satelliti li devi lanciare, insomma ragazzi, sono tre passaggi e ti credo che dopo qua vanno via tutti, a meno che non ci sia un ordine prestabilito sul, non so, magari grossi paesi bisogna farli prima e lasciare, non lo so. Dalla nostra abbiamo dei veterani. Ci vuole un bel fegato per affrontare una di quelle cose. Sì, no, ma qua il fegato che viene a me non è affrontare quelle cose, è affrontare quel cazzo di consiglio del Menga che continua a ritirarsi. Allora, facciamo fonderia. Cosa possiamo fare? Granate aliene. Avvia progetto, yeah. Storditore migliorato. Prima di fare lo storditore migliorato. La fonderia è già calda. Quando la produzione sarà ultimata, mi assicurerò di avvertirla. Figa, la corazza di te cosa 120. Aspettiamo un attimo, va. Fucile al plasma.
Minchia. Vediamo. O che non farti male, né? Fischia. Tanta roba questo. Eh sì. Questo sarà tanta, tanta, tanta roba. Fucile di precisione laser, no, fucile leggero al plasma, anche un fucile leggero al plasma. Pistola laser 4 ne dobbiamo fare, giusto? Vediamo un po' se riusciamo a... Richiesta in attesa. Quanti Stamattina ingegneri sono abbiamo? arrivati nuovi ingegneri, Cazzo, comandante. Siamo sempre 44, lì a dipingere bastardi! altra manodopera. Fan bagno. Quanto abbiamo? 269. Una titani, io la faccio. Per il capo, sì, una titan la faccio, cazzo. Vediamo qua com'è la titan. La corazza di animali più pesanti che abbiamo. E fornisce un'ottima protezione contro armi e nemico limitato da dare a fuoco e tossine. Mamma mia, tanta roba. Tanta roba. La membrana in chitina intanto. Anche qui, secondo me, dovremmo... Laser. E io quasi quasi ordino in Africa. Ok, che manca lì. Ok, abbiamo creato le nostre cose. Andiamo a vedere i soldati. Vediamo un po' sta nuova armatura. Con il supporto strutturale extra della corazza, mi aspetto che le truppe... ...saranno meno soggetti ai pericoli ambientali, come il fuoco. Fantastica. Oh, grande! Fantastico! Fantastico, Madonna. Grandissimo. Io quasi quasi gli cambio la testa, gliela metto. No, la testa era questa. I capelli, volevo dire, scusa. Minchia paura. Pauroso. No, dai, teniamoci il nostro solito Leonida. Eccolo qua. Sì, dai. Mi piace così ormai. Allora, armamenti ci siamo. Te, carissimo, vai di fucile al plasma anche te. E per ora ti lascio la carapace dopo. Tu, fucile leggero al plasma. E, ok. Jesus, mi spiace, ti dovrai tenere questo, dopo ti faremo anche a te un fucile di precisione in piaster. Scusami, ma tu corazza carapace, perfetto. No, vabbè, te per forza di roba. Ok, pumazza la raspa, la mettiamo così. No, però aspetta, tra pum... Beh, però... Ah, è già capitano, pumazza la raspa. Devo provarla. Lasciamola così intanto. Tu Ripley, vai anche te con l'arma pesante, te la sei meritata. Te... Brutus.
No, Brutus, tu ti voglio colà. Ah, certo. Vabbè, al massimo perché ho capito. No, Ripley, no. Ecco, è così, giusto. Ehi, calma. Ok, dai, vediamo se posso fare magari un pesante anche per Ripley, poverina, no, perché vabbè tu, ma... Fucile, armi pesanti, laser. Dai, almeno anche la nostra bisogna da soldati. Tenente Ripley, c'ha armamenti. Eh sì, cazzo, dai. Bene, rapimenti alieni e vai che andremo a perdere. Andiamo a perdere. Oh, rapimenti alieni, però a questo punto metto dentro. Rapimenti alieni non si sa mai chi ci sia dentro, però vabbè, secondo me posso mettere dentro, lasciare a casa Leonida, mettere Graxo Miraggio come dov'era l'altro supporto, non vi ha nessun altro supporto, 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 solo un supporto, cazzo, sì, mi serve, più mettiamo dentro un cecchino, a questo punto mettiamo dentro. Anzi, rimuoviamo l'unità e vediamo un po'. Fumazza la raspa, va, come cecchino. Rimuovi. Asti, ho sbagliato. Devo fare un attimo di cambiamenti perché modifica unità. Mi serve che tu ti riprendi questo e la corazza scheletro gliela diamo a lei. Ma solo per questa missione, dopo ti ridò tutto, carissimo. Rimuovi, qua aggiungiamo. Eccolo qua il tuono. Bello. Però aspetterei a mettere dentro il tuono, io metterei dentro magari... l'altro supporto che mi serve e... Abdul Aziz, dai, lo proviamo, lo riproviamo. Anzi, Duncan McDonald, vediamo un po' come se la cava. Modifica unità, personalizza, track. Vediamo cosa me lo fa diventare. Scope, storditore, medikit, medikit, corpetto in nanofibra, va bene. Speriamo. Speriamo che non sia troppo complicata la missione, anche perché... Strike 1, preparati. Ora ci spostiamo in Argentina. Lì la minaccia sembra essere più urgente. No, la minaccia qui sembra essere più Abbiamo urgente, ma ti intercettato una sparo, trasmissione figa. locale che indica attività Ti aliene in una sparo, vasta area. figa. Che lì è in Russia che non abbiamo fatto più niente. Qui c'è cioè, la valla... La Russia l'abbiamo persa Generale, qui comunque. Big Sky. La squadra sta toccando terra. Attendiamo i Cazzo, non vostri vedo l'ora che ci ordini. siano i miei nuovi Ricevuto, Big satelliti Sky. per... Sì,
Vi riceviamo perfettamente. Strike 1 ha luce verde per procedere. Graxo, ok, vediamo un po'. McDonald. Innanzitutto non facciamo la cappellata di non sapere dove siamo, ma siamo all'angolo, quindi dobbiamo andare verso qua, qua, per demolire questa struttura. Ci voleva il capo. Eh sì, squadra di demolizione qua non è proprio al completo. Vediamo un po', questo lo possiamo mettere qua, sì. Mettiamoli tutti in guardia, che dovrebbero coprire un po' tutta l'area, ma io mi aspetto da là, da qua, da questa zona qua, o di qua, no, ok. Bersaglio in vista. Eccoli lì, Muton, vabbè dai. Cosa vedo di lì? Fischia un 2, 3, 4, 5 Muton. Già a sparargli qua, capitano, come 0% di successo. Ah certo, però qualcuno puoi vedere e sparargli addosso. Allora andiamo via cauti. Avvistati. Ecco, sono più spavaldi, minchia. Aia. Non sarà facile come missione e prevedo... prevedo morti. Prevedo morti, puttani. Cerchiamo di iniziare a far fuori questo, che vabbè, questo si avvicina. Il problema poi saranno gli altri, ecco, questo lo facciamo fuori. Non ci sono problemi. Perché, vabbè, questo si avvicina anche, cretino. Cioè, con tutta la gente che ci abbiamo. Vediamo. Portati sempre più in mezzo, nella fossa dei leoni proprio. Grande, e l'ultimo colpo glielo facciamo fare a chi? A lei? Dai, vediamo. Di schiena proprio, benissimo. E te invece mi spari a quello lì. Cazzo, ma Grax, ma cosa ti è successo, Creeper? Porca vacca. No, ma quanta gente... Ops, forse è una missione suicida. Forse dovevo portare... Ma quanti cazzo sono la squadra elite? Porca troia. Dimmi che tocca a me. Cosa, furia omicida? Oh Cristo. X-ray in arrivo dai lati. Oh cacchio. Madonna. Tu devi farmi assolutamente una cosa.
là. Arriva in colore. Cazzo ragazzi, qua ci voleva altri due pesanti, mamma mia. Aiuto. Allora, la roba migliore è zio Pigna. Cerchiamo di ritirarci un po', va. Porca vacca, aiuto, figa. Je suis foutu? No, je suis... Fuoco in corsa? Sì, mi va bene fuoco in corsa. Ma... Porca vacca, quanti cazzo sono là? Aiuto! Fammi uno scatto qua dietro, minchia. Ma no! Ma Creeper, cosa cazzo mi stai combinando? Cosa cazzo mi combini? Mamma mia. Dai. Uno, mamma mia, gli altri sono tanti, aiuto, porca vacca, quanti sono, no, adesso questo si apre, tira fuori, no, stai buono, cos'è? Maronna. Tra l'altro sta anche... Mamma mia. Tira anche bombe, quindi qualcosa... Cosa fa? Cosa fanno? Riparano loro le... No! Bastardi! Quindi vanno fatti fuori i droni qua, infermieri. No. Ok, mancato. Dobbiamo ritirarci. No. No! Mamma mia, aiuto. Dai. Buona. Porca puttana. Aiuto. Dobbiamo distruggere questo coso qua. Cioè in verità dobbiamo distruggere tutti, però. Colpo a vuoto. Questa è lì è un po' scoperta, però. Dai. Critico, sì, questo è andato. Se questo riesce a beccarmelo. No. Sta missione mi sa che... Beh, questo scappa indietro. No, dove vai? Sì, grande. Cazzo. Gli esplosi in faccia. Mancato, perfetto, meglio. Cacchio, però non è giusto che gli alieni becchino sempre. Non possono sfulare tutti anche loro ogni tanto. Uno si è messo di guardia, tocca a me? No. No, non dirmi che me la uccidono. È soppressa.
cosa fa questo? Cazzo. Cazzarola. Bisogna spostarli di nuovo tutti, madonna mia. Tu, il primo che vedi è questo. Sparagli. No, Creeper. Cacchio. Ma che cazzo ti succede, Creeper? Ma va, il nemico purtroppo è sempre vivo. Porca vacca, questo è inutile. Questo qua è veramente inutile. Ok, aiuto, 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 aiuto. Qui qualcuno. Eh sì, questo mi muore. Ciao ciao, adios. Il soldato caporale Friedman è stato ucciso. Vabbè, vabbè. Vabbè, vorrà dire che faremo uscire solo e sempre a squadra elite. Adesso magari spero che ti sia dato una svegliata, avendo preso quella bella ciocca in testa. Altra auto esplosa. Due morti. Ragazzi, qua bisogna spendere tutto in armamenti, ma soprattutto dai, spaccamene uno. Oh, grande. Grande. Quella è morta, quindi sono tutti qua. Beh dai, non male. Olè. Dai che forse tu ti dovresti spostare a questo punto qua. Grande! Fantastico! A bastardo dov'era? Ha fatto il giro, vabbè, tanto ti prendo. Vabbè. Boom! Un'altra vittoria. Bel lavoro, comandante. Bel lavoro. Dos muertos. Dos muertos. E non è poco. Anche perché c'ho ormai più reclute che... McDonald's, cecchino. Vabbè, adesso basta però cecchino, cazzo. Ne ho fin troppi fin. La ricontatteremo. No, comandante. In Russia non è ancora... Non è andata via ancora. Brava. Bravissimi. Grandi. Assegniamo nuova ricerca. Ok, armi al plasma. Guadagnati crediti di ricerca. A questo punto direi fucile di precisione al plasma. Sì, sì, sì. Bene. Per questo gameplay è tutto. Bene o male ce la siamo cavata con solo due morti. Pensavo molto, ma molto peggio. Ci rivediamo al prossimo gameplay. Restate sintonizzati e a Wanagana!